il primo Linux 70, di cui parleremo è Nico. Quindi iniziamo con a parlare il network manager con 30 secondi. Prima di tutto vi dico che in qualsiasi momento, se trovate, quando cambio la slide, potete fare domande quando volete. Basta che non mi interrompete in mezzo a un discorso che poi spiegherò dopo. Nel senso, una slide, mentre cambio la slide potete fare qualsiasi domanda. Detto ciò, iniziamo a parlare. Migo cos'è? Migo è una distribuzione Linux. Una distribuzione Linux abbastanza nuova, è nata un anno fa, dalla fusione di due progetti, ma di questo ne parleremo un po' dopo. Migo è una distribuzione che è per l'embedded, è nata per l'embedded ed è fatta per essere the right way TM. Praticamente è stata fatta apposta per essere il punto di riferimento per le distribuzioni embedded. Quindi iniziamo a parlarne un po'. Prima di tutto è una distribuzione che ha più target. Allora, fra tutti c'è una base. C'è una base delle API che hanno una base, sono per esempio le stesse tecnologie che potete trovare su Linux, per esempio DBus, su una normale distribuzione Linux, DBus, X11, eccetera. Poi come target due piattaforme che sono quelli dei diretti interessati, che sono Intel e Nokia. Intel Atom per i netbook e per le altre user experience, così le chiamano loro, i vari desktop e le varie interfacce grafiche, e ARM per il handset, cioè per i cellulari. Come ho detto, ci sono più interfacce grafiche alla stessa base, cioè si ha una base che raccoglie non soltanto cose necessarie al sistema, ma anche cose come la gestione contatti, la gestione della posizione, eccetera. Questo tutto rientra nella base, non c'entra niente con la grafica. Quindi è una base abbastanza grande. Per programmare quindi su Migo sono le stesse esatte API. Quindi quando si scrive un programma hai esattamente le stesse API per scrivere un programma. Per esempio, se scrivi un programma per l'interfaccia netbook, dopo, con delle modifiche alla grafica, ovviamente gli schermi sono diversi, basta fare un po' di modifiche alla grafica e va benissimo anche su un cellulare con Migo, oppure addirittura su macchine. Ci sono macchine, dico proprio autovetture, che portano Migo. Le autovetture, questo ci sarà dopo qualche screenshot, lo chiamano in vehicle infotainment. Praticamente è tutta una serie di applicazioni che possono essere utili in una macchina. Allora, iniziamo a descriverne un po'. L'interfaccia netbook è fatta apposta per i dispositivi che partono da 7 pollici fino ai 13 pollici di dimensione dello schermo. Quindi è tutto ottimizzato per la visualizzazione su quei schermi lì. Quindi se si mette su un device diverso, come un laptop normale, non rende così tanto. E non è solo questo l'obiettivo dell'interfaccia netbook. L'interfaccia netbook è anche ottimizzata per i processori Intel. Per i processori Intel Atom, intendo, sono quelli che consumano di meno in tutta la serie della Intel. Adesso anche AMD si sta muovendo per fare qualcosa del genere, e comunque andrà. Se non sarà Intel l'interessata, saremo noi gli interessati e quindi ci sarà disponibile. L'interfaccia netbook, come vedete, è tutta organizzata con tab. Quindi è tutto integrato dentro all'interfaccia iniziale. Per esempio c'è il tab browser che usa Chromium o Chrome, c'è il tab delle comunicazioni che usa Empathy e quindi può essere usato per parlare con Facebook, con MSN, con Gtalk, eccetera. Questa interfaccia qua
è una che deriva da Moblin. Moblin cos'era? Era un progetto della Intel prima che iniziasse Migo, che si è unita con Memo, che è un'altra interfaccia che dopo spiegherò. E la storia è un po' intricata qua, perché Migo è la fusione di due progetti, e quindi questa è la parte di un progetto che era Moblin. Non è cambiato molto, si basa sulle librerie Clutter, che usano l'accelerazione grafica, e quindi sulle schede grafiche Intel va benissimo, sulle schede grafiche ATI va benissimo, su Nvidia va benissimo, basta che ci sia accelerazione grafica. L'interfaccia è molto veloce, non ho qua niente di Migo per testare, per far vedere, perché purtroppo non ho device Migo capable, e l'unico Migo capable mi serve anche da cellulare, quindi purtroppo. Parliamo invece della cosa più interessante che è uscita da poco. Il prossimo device della Nokia userà questo, che sarà il Migo Handset, però la versione 1.2. Cos'ha in particolare questa parte? Sono sempre interfacce diverse, però come dire, è ottimizzata per gli schermi che vanno da 2 pollici fino a 3, dipende dal formato, e poi possono essere implementate altre interfacce. Questa è l'interfaccia che propone la proprio Migo come progetto open source, però qualsiasi vendor può prendere in mano Migo, trasformarlo come gli pare e poi rilasciare il proprio cellulare con quella interfaccia. Nessuno glielo veta. L'interfaccia di Migo Handset supporta il multitouch, quindi il multitouch sarà presente nella release 1.2 e sarà disponibile sul Nokia N950, che verrà rilasciato, penso, quest'anno, si spera. E poi c'è questa cosa di cui vi ho parlato prima. Questa è l'interfaccia per le autovetture. Praticamente avete un sistema Linux con un Linux completo, non sto dicendo un Linux come Android, che è Linux e poi il deserto. È un Linux vero, con tutto l'user space che ci si aspetta da una vera distribuzione Linux. Quindi se volete programmare con Migo, basta fare un client di post alternativo, si può fare anche usando le librerie di Migo, oppure librerie che volete voi, cioè librerie che compilate voi, che potete mettere sul dispositivo che comprate. La differenza maggiore di questa user experience è che l'interfaccia è ottimizzata. Sotto è sempre la stessa base. La base è uguale per tutti. Infatti al rilascio di Migo, prima è stata rilasciata solo la base, per poi aggiungere le varie interfacce. Ci sono già autovetture che montano le Migo, mi sembra siano le Volvo, se non mi sbaglio. Da un po' di tempo fa ho sentito questa news. E poi c'è il modo per sviluppare le applicazioni. Le applicazioni in Migo sono Qt-based. Cosa sono le Qt? Le Qt sono, secondo me, qua sono di parte, le migliori librerie, il miglior framework che esista che è cross-platform. Allora, dopo c'è una demo, alla fine vi farò vedere. Praticamente fate un programma con Qt, la compilate per le varie distribuzioni, non solo per le varie distribuzioni Linux, per Windows, le compilate per Mac, le compilate per Migo. Quindi è un vero tesoro queste librerie, perché si possono anche usare su Android. Sì, hanno fatto un po' di fatica, perché per la questione del deserto di prima,
però ci sono riusciti a mettere l'EQT anche su Android, quindi se voi fate un'applicazione Qt potete portarla su Android, Migo, tutti i computer con Linux, tutti i computer con Windows e tutti i computer con Mac. Direte, ma qual è il problema? Il problema è che le interfacce vanno disegnate in modo giusto, quindi se fate un programma per il desktop sarà un po' visualizzato in modo strano sui dispositivi, però anche per questo ci sono tutti gli strumenti necessari per ovviare questi problemi. E perché è fantastico il Migo SDK? Perché ti permette anche di testare tutte quelle che programmi. Quando si programma con il Migo SDK si riesce a fare un programma e compilarlo per Linux, per esempio. Sarà visualizzato simile anche su Windows e Mac. Cioè non c'è differenza. La differenza sta nel tema che ha deciso Windows di fare. Per esempio il Mac avrà il suo tema nativo, che è Aqua, eccetera. Quindi l'unica differenza sarà nel tema. Per il resto la visualizzazione sarà del momento in cui simile. Quindi non riesco ad avere molto un'idea. Le API di Migo che servono per la programmazione, come vi ho detto già, sono abbastanza ricche. Però sì, già avrete capito che io sono un po' contro Android. Però quello voglio dare un po' di idea cosa vuol dire Android e cosa vuol dire Migo. Migo è tutto questo. Tutto questo. Android si ferma, ecco qua. Tutto questo qua. Il resto è implementato da qualche parte nelle loro librerie che sono di Android e che sono Java e che possono variare senza proprio dare un motivo, perché devo ricordare che non è uno sviluppo aperto. Android ha uno sviluppo che io chiamo piove dal cielo, come succede con Silverlight, come succede con Windows Phone. Praticamente un vendor decide di mettere un sistema e quel sistema e basta. La prossima versione non sa cosa sarà. Quindi potrebbe, magari un programmatore decide di utilizzare una certa funzionalità del programma, delle API, e può sparire nella prossima versione così. Invece l'Amigo ha uno sviluppo che è open, nel senso che tutti i repository, tutte le sorgenti sono all'aperto, nel senso che anche voi potete contribuire, non soltanto quelli che lavorano per la Google, quelli che lavorano per la Microsoft, eccetera, eccetera. Può contribuire chiunque con delle patch e magari dopo vengono incluse dentro al progetto e magari diventate sviluppatori ufficiali. Come dicevo, le tecnologie usate da Migo sono tutte open e tutte ci si può interfacciare anche sul PC. Per esempio, Ofono è una libreria per quanto riguarda i modem. Se attaccate una vostra chiavetta con Ofono, è ancora in sviluppo Ofono, diciamo, siamo verso il rilascio finale, potreste chiamare con la vostra chiavetta 3G, chiamare, inviare messaggi, eccetera. Ofono è quello che fa l'astrazione di tutto ciò. Questo lo conoscete. Questo qua voi lo chiamate Safari, però non è Safari, questo è l'icona di WebKit, quindi è una tecnologia aperta. Su Migo c'è anche WebKit disponibile, c'è anche disponibile il browser Firefox. Ci sono tantissimi progetti che già conoscete. Parliamo delle librerie Qt, che sono il principale delle librerie di Migo, sono tutte
fantastiche dal punto di vista di compatibilità con i sistemi, con i vari sistemi operativi. Quindi programmate una volta e avete, con la stessa API, avete la grafica uguale. Ma che tecnologia avete? Avete le Qt Quick e Qt Mobility. Queste due sono delle librerie che servono per avere informazioni del dispositivo. Per esempio, Qt Mobility servono specifiche per il dispositivo. Includono cose come la gestione contatti, la gestione della posizione, per esempio la posizione GPS, l'accelerometro, eccetera. Qt Quick invece è un modo più facile per disegnare l'interfaccia, che è stato apposta fatto per il discorso di prima, che è la differenza nella visualizzazione sui vari sistemi operativi. Qt Quick praticamente adesso non è ancora finito, ma stanno lavorando per fare il plugin per Inkscape, che disegni l'interfaccia e te la esporta e puoi usarla nei programmi. Hanno un editor direttamente nell'SDK che ti permette di disegnare l'interfaccia come se fosse un disegno. E tutto questo parte da quando la Nokia ha acquistato le Qt. La Intel ha visto le potenzialità delle librerie Qt e quindi ha deciso con Moblin, che è il progetto dei netbook, di usare le Qt per fare un user experience in un'integrazione maggiore. Nokia ha deciso di collaborare con il suo progetto Memo, che è un progetto per i internet tablet come questo, che è partito da un po' di anni fa con un po' di dispositivi come l'N810, N800, che sono puramente dei dispositivi che non hanno il GSM, ma hanno semplicemente una connessione a Wi-Fi e serve per guardarsi siti internet, leggersi la posta, eccetera. Questo qua, l'N900, è stato il primo dispositivo della Nokia che ha il software dell'internet tablet, però ha anche il modulo GSM, quindi può effettuare le chiamate. E ha visto che ha fatto tante vendite, ha deciso di renderlo un po' più, come dire, importante dentro la sua politica. Ultimamente sappiamo che non è così, però, dato l'accordo con Microsoft, però continua ad essere un progetto molto importante per la Nokia. E tutto questo hanno deciso di renderlo un progetto open sotto gli occhi vigilanti della Linux Foundation. Infatti il Linux Foundation è dove si sviluppa questo Migo. Quindi non è che Nokia controlla Migo, non è che Intel controlla Migo. Sono gli stessi sviluppatori che controllano Migo con le loro contribuzioni. Quindi chi decide di sviluppare per Migo può influire sullo sviluppo e la direzione del management di Migo. E la comunità è nata solo un anno fa, però sta crescendo. Basta vedere questi numeri per vedere che sono molte persone interessate, per esempio, e non solo soltanto persone qui, qua sono anche aziende, per esempio la Texas Instruments è molto interessata, per non dire la Nokia, che è la stessa che ha fatto, rilascerà un cellulare con Migo. E si espande anche, perché all'inizio Migo era soltanto un progetto che è partito in America e è partito in Finlandia, perché da Intel e Nokia, però man mano si sta espandendo in vari comunità, si stanno creando, per esempio c'è una comunità in Brasile, non ce n'è ancora nessuna in Italia, purtroppo. Grazie per aver seguito, adesso farò una piccola demo. Nessuno ha nessuna domanda? Nobody? Okay.
faccio una piccola demo delle librerie Qt. E cosa si può, in cosa consiste l'SDK di Migo. Allora, ok, questo che sto avviando è Qt Creator, che praticamente è l'IDE di riferimento per la programmazione in Qt. Ce ne sono tantissimi di IDE buoni, per esempio io uso tantissimo KDevelop, però questo ha un'integrazione fantastica con il dispositivo. Per esempio c'è un progetto, sono pazzi, un progetto che ho fatto, Hello World, semplice, no? Ok, ha caricato. E come si progetta un'interfaccia? Questo è il metodo, diciamo, vecchio, perché io non ho ancora provato le QML. Praticamente avete a disposizione un form che potete disegnare qualsiasi cosa sopra, e avete modo di editare i sorgenti con code completion, eccetera. Per esempio, cosa facciamo? Facciamo un timer, dopo un secondo. I meccanismi più importanti di Qt sono i slot e i signal. I signal sono cose che gli eventi, sono eventi che succedono. Per esempio, se vi connettete a un access point, per esempio, è un evento. Se invece volete fare un'azione, di solito significa un slot. Io voglio cambiare il testo del label Hello World a un evento, a un certo evento, che è un timer. Quindi faccio change. Quindi andiamo qua. Cosa ho fatto adesso? Ho fatto uno slot che si chiama change label. Questo può essere connesso a qualsiasi segnale. Un segnale può essere connesso a un altro segnale oppure a uno slot. Eppure anche uno slot può essere connesso a uno slot, quindi diventa un baramma. Però il consiglio è seguire sempre l'idea del slot segnale, sempre. Quindi qua cosa vogliamo fare? Vogliamo fare che, in modo che l'interfaccia, il label, abbia il testo ciao mondo, ok, siamo qui. Adesso cosa devo fare? Farò una cosa molto brutta che voi non dovrete fare mai. Faccio la cosa giusta, se no prendete anche voi l'abitudine. Usiamo una variabile che serve per il nostro timer. E poi gli dico, ok, noi abbiamo adesso una variabile vuota di timer, quindi gli voglio fare
vedete che c'è una completamente che è fantastico. Ah, ecco. Non devo neanche connettere lo slot, questa funzione lo fa per me. Quindi adesso per fare pulizia si fa. Spero che poi non vada in segmentation fault, se no non è proprio. Ok, ho fatto tutto, si passa alla compilazione, spero che non abbia dimenticato nulla. Quindi si sceglie il dispositivo, io voglio compilarlo per il desktop, tanto non ho niente di particolare, che nessuna libreria che è disponibile solo su qualche dispositivo. Quindi iniziamo a far run, adesso vediamo cosa compila. Dopo un secondo rifacciamo. Ok, però voi dite adesso come faccio a compilare io? Questo ricordo è un dispositivo ARM, non è un dispositivo Intel o AMD come questo, quindi non è la piattaforma x86. Quindi la Nokia ha aggiunto a Qt Creator la capacità di compilare direttamente per questo dispositivo. Quindi se io faccio così, lui cosa fa? Compila e quindi crea un pacchetto che provvede a installare qui. Qui cosa vedrete fra poco? L'applicazione che si avvia. Eccolo qua. Quindi è davvero in un clic che si compila la stessa cosa sul dispositivo. Però supponiamo che voi stiate testando e non avete sotto mano un dispositivo, anche perché la compilazione per un dispositivo richiede più tempo. Quindi supponiamo che voi adesso volete compilare per il desktop, però volete vedere come uscirà sul mio dispositivo. Quindi c'è anche un simulatore del dispositivo e quindi si compila. Ed eccolo qua. Questo qua, se guardate bene, è proprio il tema di Migo. Quindi il tema di Migo sarà più o meno così, dico, di interfaccia. Ok, questo è tutto.